Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo evento dei OGR Public Program. Sono Samuele Piazza, sono curatore qui alle OGR, sono felice di potervi presentare oggi le mie due ospiti speciali per discutere, parlare, presentare quella che è la nuova mostra qui all'OGR. Una è la curatrice che è Jessica Stockholder. Che è qui con noi, ma in realtà è a Chicago. Jessica lavora e vive a Chicago. e Ha esposto in tutti i principali musei e gallerie d'arte in tutto il mondo. È presente anche nel Whitney Museum of Art in New York, con una mostra permanente è a Chicago, a Mau Calais, a San Francisco, al MoMA, a Boston e al British Museum di Londra e anche ad Amsterdam è presente anche al Museo Centrale di Utrecht She, uh, was... E al Contemporary Austin dal 2019 ha curato questa mostra e sono curioso di eh, sapere cosa ci potrà raccontare eh, del lavoro che ha fatto su queste due collezioni. E come ho già detto questa mostra è visitabile presso le OGR. Eh, sono in realtà le opere di due diverse collezioni. Una è la, la fondazione, della, eh, fondazione per l'arte contemporanea CRT. Una collezione che è un prestito eh, permanente eh, di due musei della città, una la Gama, la Galleria d'Arte Moderna, e il secondo è il Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea. Quindi avere le opere e questi lavori qui alle OGR è una sorta di re reinterpretazione diciamo di queste opere collettivamente e poi la seconda eh, collezione a cui abbiamo attinto eh, per alcune delle opere che abbiamo qui è la fondazione La Caixa di Barcellona e siamo molto felici di avere qui è con noi eh, oggi la direttrice della, eh, della fondazione La Caixa che è qui con noi da Barcellona. E... Eh, avremo modo di parlare un po' della collezione, sicuramente le due, la, la curatrice e la direttrice ne sanno più di me, quindi lascerò a loro la parola. Sono comunque molto eh, felice di potervi anche dire che, seppur a distanza potete interagire e eh, avrete modo di fare domande, le potete scrivere e potrete scriverle e noi faremo in modo di farle avere alle nostre due relatrici. Quindi non rubo ulteriore tempo. A loro e direi che possiamo cominciare. Ecco Jessica. Vorrei iniziare intanto congratulandomi con Jessica Stockholder per questa mostra davvero straordinaria alle OGR e vorrei anche eh, ringraziare Samuele Piazza e tutto il team delle OGR perché tutti davvero avete fatto un lavoro straordinario, una sorta di miracolo devo dire in tempi di pandemia e ora eh, finalmente eh, la, la mostra è stata inaugurata. Non ho ancora visto eh, la mostra direttamente in presenza perché come sappiamo tutti è molto difficile raggiungere l'Italia di questi tempi, ho tuttavia seguito tutto il processo eh, dalla selezione iniziale operata da Jessica sulle opere da esporre fino all'installazione che abbiamo seguito tramite videoconferenza. Quindi ho una idea, direi abbastanza precisa di quella che è la mostra, da quello che mi è arrivato sul mio schermo, non l'ho tutto io ho potuto farne esperienza eh, in presenza, in persona, non ancora e forse speriamo in futuro eh, eh, lo si potrà fare o magari invece questo diventerà un modo normale di lavorare vorrei dire qualcosa per quanto riguarda la collezione La Caixa arte contemporanea e parte dagli anni 80 fino ad oggi la fondazione La Caixa ha avviato la collezione appunto nei primi anni 80 con l'obiettivo di in qualche modo ricollegare eh, l'arte la, eh, locale a quella che è la scena dell'artistica internazionale eh, sappiamo che la Spagna era stata fuori da tutto questo eh, per diversi anni quindi alla fine degli anni 70 inizio degli anni 80 il paese ha potuto finalmente riaprire le porte al resto del mondo dopo i tumulti politici e non solo eh, quindi negli anni 80 davvero non avevamo musei di arti contemporanea in Spagna e la Caixa quindi decise di creare un una collezione museale con l'obiettivo di condividere con il pubblico eh, quello che era disponibile. Negli anni Ottanta la collezione aveva in qualche modo l'urgenza, sentiva l'urgenza di creare un contesto artistico per l'arte contemporanea. I primi lavori arrivano da artisti dell'arte povera, del minimalismo. E... E dei pittori neoimpressionisti che venivano eh, inclusi al momento, eh, anche perché erano abbastanza influenti eh, in Spagna durante quel periodo. E da allora, oggi, dopo più di 30 anni, eh, possiamo dire che la collezione della Fondazione La Caixa ha abbracciato un'ampia gamma di artisti e di mezzi espressivi eh, e ha aperto a tutto il mondo, con una narrativa che è costituita da diversi eh, capitoli, che hanno un approccio trasversale, che da un lato eh, sottolinea le affinità e i contrasti tra i vari artisti, tra gli artisti di tre diverse generazioni, con background diversi. Oggi abbiamo oltre eh, mille eh, lavori, oltre mille opere d'arte e vorrei anche ehm, in qualche modo sottolineare che si tratta di una collezione che ha un programma molto attivo di mostre e di altre attività, abbiamo organizzato molte eh, mostre anche nel forum CASHA che è il nome per, del centro culturale della fondazione la CASHA e abbiamo anche eh, presentato diverse mostre all'estero in collaborazione con il nostro istituto come quest'anno con le OGR lo scorso anno l'abbiamo fatto con la Whitechapel Gallery di Londra e in queste mostre eh, abbiamo eh, comunque diversi approcci. Eh, sono stati diversi curatori e le curatrici, eh, ci sono stati scrittori e artisti a tutto tondo, quindi non è la prima volta per noi eh, che lavoriamo con una artista, devo però dire che eh, Jessica Stockholder ha davvero fatto un lavoro straordinario, un lavoro assolutamente eccezionale eh, per la mostra che è oggi è eh, stata allestita al binario 1 uno ha scelto dieci opere, dieci lavori dalla nostra collezione che ha davvero approfondito, ha davvero eh, studiato a fondo la collezione della Caixa per cercare quali fossero le opere eh, più eh, diciamo, eh, interessanti per questa eh, mostra. Sono artisti che non sono così ben noti, ben così conosciuti al di fuori della Spagna forse. Eh, parliamo di eh, Campana, di eh, Romero e vedrete però successivamente che ha anche selezionato lavori che sono invece molto conosciuti, molto eh, famosi come quello di Robert Mangle e eh, ha selezionato anche un'opera di Francesco Clemente, questo ci fa particolarmente piacere, un affresco molto bello, lo vedrete eh, più tardi. L'abbiamo acquistato negli anni eh, 80 nel 1986 negli Stati Uniti. E, ed è stato eh, esposto in mostre molte volte in Spagna ma è la prima volta che eh, arriva in Italia quindi anche questa è una cosa speciale quindi davvero questa è una introduzione molto generica molto breve a quella che è la nostra collezione non so se eh, può essere sufficiente ma direi che possiamo partire nella nostra conversazione con Jessica stavo magari pensando che potremmo eh, partire dalla eh, nozione di dipinto di pittura perché quello che abbiamo chiesto a Jessica in qualche modo è di costruire di pensare ad una mostra sulla pittura eh, attingendo da queste due collezioni eh, sappiamo che oggi la pittura può essere Caratterizzata da o eh, può essere di natura ibrida, diciamo, può avere una natura ibrida, sono molte le sfaccettature, le facce, i volti eh, della pittura, come lo vediamo anche eh, in questa. Mostra. quindi non so forse Jessica possiamo partire da qui, quindi partire proprio dal concetto di, di, di pittura da questa nozione beh innanzitutto vorrei eh, rifarmi a quello che tu stavi eh, di, dicendo eh, in merito a questa mostra, anch'io non sono ancora potuta stare, eh, arrivare a Torino, è stato bellissimo tuttavia lavorare con te Samuele, con Francesco e e questa installazione è stata resa possibile eh, lavorando eh, online. E questo eh, in, si basa comunque sul lavoro che ho potuto fare eh, prima, anche eh, in, di persona, in presenza. Quindi eh, di fatto, questo si fonda su quella che è la, la, la relazione, il rapporto profondo che io ho col mio lavoro, quello che ho costruito negli anni. Io non, non mi definisco una pittrice, una scultrice, preferisco pensare a me stessa come una artista, perché sono tutte categorie che esistono anche all'interno del mio lavoro, di quello che io faccio. Sono categorie alle quali tengo in termini di storia e convenzioni, eh, però, quando eh, guardo all'arte, eh, eh, devo dire che le categorie eh, non sempre sono, in qualche modo, non, non sono sempre così facilmente definibili. Quando mi è stato chiesto di curare una mostra incentrata sulla pittura, ho dovuto, in qualche modo, eh, ripensare a quello che è il mio rapporto con la pittura, una cosa che mi interessa molto e che è molto spesso presente nel mio lavoro e credo però che la conversazione che si può fare sulla pittura una volta messi insieme i, i, i lavori è un altro tipo di conversazione quindi ci sono persone diverse, curatori diversi diverse, diversi tipi di, 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 di conversazione per quanto riguarda il mio lavoro io uso ad esempio molti materiali diversi e mi interessa molto capire qual è il significato di quel materiale in relazione a come quel materiale è stato eh, costruito o a come si è arrivati a quel materiale quindi anche all'interno del mio lavoro c'è questo tipo di conversazione e l'invito a lavorare a questa mostra attingendo eh, due collezioni ha portato ad una conversazione diversa eh, sono molti gli artisti che conosco che conoscevo già ma ho dovuto anche studiare artisti che non non conoscevo e eh, quindi guardando a queste due collezioni, studiando le due collezioni con un occhio speciale per la pittura però sono, ho voluto includere anche alcune fotografie che hanno in qualche modo immortalato i momenti, il processo della pittura o fotografie nelle quali si vede il, il gesto. Eh, di eh, Amendola eh, di Alberto Burri e quindi eh, mi sono anche in qualche modo focalizzata su quello che è l'incontro tra le varie forme, quindi della, delle linee eh, circolari di quelle che sono invece le forme rettangolari o quadrate. Molto spesso non sempre eh, i, i dipinti sono in qualche modo eh, all'interno di una cornice rettangolare e ci sono Tuttavia, ehm, non è sempre così. Quindi, mi interessava il modo in cui le forme lettilinee e circolari eh, giocavano l'una con l'altra e eh, mi interessava anche, in qualche modo, approfondire quello che è eh, l'incorniciatura, l'intelaiatura proprio dei dipinti e le forme eh, che vengono privilegiate. Quindi, questa mostra di fatto nasce dall'intersezione tra eh, cerchi, triangoli e rettangoli e il significato è che queste varie forme geometriche possono avere. Molto interessante che tu abbia eh, citato, menzionato le cornici eh, perché eh, questo fa parte della... Eh, Sicuramente nel lavoro di, di cura eh, della mostra, ma anche dell'installazione. Quindi, poi se guardiamo a quella che è la mostra, eh, di fatto sono molto curioso di capire qual è stato il processo eh, che all'inizio eh, dell'installazione ha portato poi all'esito finale. Abbiamo dei lavori che, in qualche modo, delle opere che in qualche modo possono essere considerate sculture più che pitture. Beh, diciamo, lo spazio è uno spazio quasi cavernoso: non c'è luce naturale. È molto scuro e, e la pittura, tuttavia, ha bisogno di quadri. Hanno bisogno di muri a cui essere appesi. Non si mettono i quadri ehm, sul pavimento, non possono essere appesi al nulla, quindi hanno davvero bisogno di avere un contesto che li possa ospitare. E c'è tutta una storia del, del cubo bianco, delle pareti, dei muri bianchi, e questo eh, sicuramente l'ho dovuto prenderlo in considerazione. Quindi, il cubo bianco, sapete. Sappiamo essere uno spazio neutro, ma sappiamo benissimo che non esiste poi uno spazio davvero eh, neutro. Ecco perché ho voluto costruire. Allora, non volevo eh, trattare lo spazio dell'OGR come se si trattasse di una galleria, di un cubo bianco. E non volevo coprire eh, i, i, questi muri così cavernosi, perché quello è uno spazio che comunque è molto bello, di grande impatto, che ha una sua storia. Ecco perché ho pensato di costruire queste strutture. Eh, che eh, potessero fungere da muri, ai quali, da pareti ai quali appendere eh, i dipinti. E mi, eh, ho voluto anche lavorare su quella che è l'intersezione tra gli elementi triangolari, eh, che sono eh, strutture poi murarie eh, triangolari, sono i primi elementi essenziali dell'allestimento, e eh, i triangoli sono frammenti di forme rettilinee. Poi ho aggiunto anche eh, degli elementi eh, circolari. Che vanno proprio ad intersecare gli altri elementi geometrici. Ho pensato di non dipingerle, eh, di, di non fare queste pareti in, in bianco, bensì di utilizzare diversi eh, colori. E, eh, la, il tema poi della luce era assolutamente fondamentale, quindi abbiamo illuminato eh, soltanto i volumi in modo che eh, le opere siano eh, sicuramente illuminate, ma ci siano degli. Degli angoli bui e quindi ci sono questa sorta di isole eh, flottanti e eh, mi, mi interessano sempre gli, eh, gli spazi, eh, gli angoli tra le cose o i limiti, i bordi, i punti nei quali i eh, diversi elementi trovano intersezione. E quindi nel mio lavoro, nel lavoro della scultura che in qualche modo ho eh, inventato, la, il design dell'installazione. Quindi ehm, eh, faccio proprio questo tipo di lavoro. Quindi sono un po' questi confini che, sono conf che, che si confondono ad un, ad un certo punto. E, e ci sono anche forme eh, rettilinee che. Eh, hanno una funzione sicuramente evocativa e che possono evocare un parallelo, una metafora di quello che eh, davvero vuol dire fare arte o parlare di arte. Eh, ed, è molto, eh, eh, ed è molto spesso una lotta, come davvero si trattasse di wrestling. Quindi ecco questo spazio che abbiamo creato che in qualche modo riproduce un ring da wrestling. Io questo contesto eh, lo vedo però davvero eh, incentrato sulla pittura. Ci sono tanti colori che ha utilizzato per il pavimento, per le eh, pareti. È come se fosse un, un dipinto tridimensionale. C'è anche un altro aspetto che è molto interessante, che mi ha colpito, che è la teatralità eh, di eh, questa mostra. Hai davvero curato tutti i dettagli, il colore, la luce, i pavimenti ed è, è come essere in un palcoscenico, è davvero eh, una scena teatrale. I personaggi che io credo siano le opere d'arte di altri artisti, in questo caso, hanno comunque mantenuto la loro identità nonostante eh, i colori ovvero anche in quel contesto di, di questi colori che sono fantastici ma queste opere d'arte rimangono i personaggi i protagonisti e in qualche modo la loro identità non viene influenzata non viene in qualche modo eh, eh, sminuita da quelli che sono i colori anche accesi che ci sono sul pavimento e sulle pareti e questo è molto interessante ho, visto, ho potuto guardare ad alcuni lavori eh, in un modo diverso Verso. anzi diciamo che ho riscoperto alcune opere proprio eh, all'interno di questa mostra ho potuto guardarle con occhi diversi eh, per me davvero l'insieme è come se fosse un grande eh, dipinto eh, fatto proprio da Jessica proprio l'intera mostra un suo grande dipinto eh, io, eh, grazie credo sia davvero una descrizione interessante una cosa eh, che dobbiamo forse dire per quanto riguarda l'arte visiva in generale, e che eh, tutte le, le opere d'arte vengono in qualche modo influenzate dal posto, dal luogo in cui si trovano. Eh, ci sono diverse tipologie di luce: luce naturale, luce artificiale, la luce nel pieno della giornata, ci sono i colori che vengono alterati e poi c'è la relazione delle varie dimensioni. Quindi, anche la dimensione, eh, il rapporto tra la dimensione dell'opera d'arte e della dimensione dello spazio che la ospita va. Sicuramente anche a impattare sul modo in cui noi percepiamo quell'opera d'arte. Quindi, da un lato, il nostro lavoro, e parlo d'artista, in qualche modo faccio una proposta di qualcosa che sia statico e che possa continuare a rimanere immutato nel tempo. E quindi facciamo questo sforzo di comunicare qualcosa che possa passare da una persona all'altra e attraversare le generazioni rimanendo immutato nel tempo tuttavia questo è uno sforzo vano perché tutto cambia, cambiano le lingue cambiano i contesti, cambiano le culture quello che cerchiamo di proporre come statico in realtà è sempre molto fluido e quindi una mostra come questa la mia speranza è quella di rendere onore al lavoro degli artisti e di collocarla all'interno di un contesto che permetta di apprezzarle non voglio utilizzare eh, queste opere d'arte per i miei obiettivi, per i miei scopi e in qualche modo perdere il lavoro che invece voleva fare l'artista. È anche però vero che a lavoro fatto eh, il contesto in qualche modo influenza la percezione che si ha di ogni opera d'arte. E per quanto riguarda la tua domanda sulla teatralità o sul, sul teatro, è molto interessante. Eh, io credo che la descrizione del problema fatta anche dal critico d'arte che è molto interessante in questo senso. Quindi la teatralità eh, può in qualche modo distruggere anche la chiarezza eh, in determinati. In determinate mostre, però eh, io credo che davvero qui abbiamo una grande teatralità. Se si toglie la scultura dal eh, piedistallo, allora andiamo a impattare sulla teatralità. Il nostro spazio, il nostro corpo, si trova nello stesso spazio in cui si trova anche l'opera d'arte e questo comunque c'è questa eh, interrelazione. Credo che il mio lavoro sia sicuramente teatrale, sono ehm, consapevole di questo, e mi interessa anche quella che è l'autonomia la, uh, la, uh, dei vari attori se vogliamo chiamarli attori all'interno appunto di questa scena di questo, su questo palcoscenico e questo è interessante anche in relazione all'idea dei corpi uh, sulla scena perché molti uh, di questi lavori, molte di queste opere d'arte uh, richiedono o uh, possono essere percepiti in modo diverso, quindi il fatto di incorniciarli o il fatto di notare L'assenza eh, dei corpi, quindi il movimento dei corpi nello spazio, e quindi torniamo appunto a quello che è l'utilizzo eh, dello spazio, al modo in cui lo spazio dell'installazione viene occupato. Le fotografie che ci hai inviato la scorsa settimana con eh, i visitatori della mostra erano davvero bellissime proprio per questo motivo, perché eh, si, per, si percepiva e anche il ring del wrestling in realtà è il setting. Eh, dove eh, in via privilegiata si possono immaginare eh, dei corpi o dove si può portare il proprio corpo. Quindi credo davvero che eh, la dimensione anche eh, di questa installazione eh, possa fare la differenza, quindi si può immaginare il corpo e questo è il motivo per cui anche queste fotografie sono molto interessanti. Eh, parlo del lavoro di Clemente nel quale eh, i nostri corpi, beh, i corpi vengono misurati e vengono eh, percepiti anche eh, in modo diverso proprio per il movimento eh, della mano che fa parte del soggetto, del dipinto stesso. Eh, o Monica eh, Bonvicini che è quello che vediamo adesso: quei i pezzi di arredo sono per i corpi, ma i corpi lì non ci sono, vedete. Però li possiamo facilmente intuire, li possiamo facilmente immaginare. Stessa cosa del ring, del ring del wrestling. Eh, e questo è un po'. La stessa nozione del cosiddetto action uh, painting, quindi dove eh, gli artisti, i pittori sono all'interno, eh, possono modificare eh, via via la, la tela, il dipinto. E, e questo è quello a cui mi fa pensare anche questo ring che è vuoto, dove non ci sono corpi, ma dove appunto dicevamo i corpi sono facilmente eh, immaginabili, avvinghiati nella lotta o in altre azioni. Sì, credo anche che la geometria, le geometrie eh, abbiano, eh, o interagiscono eh, siano in modo diverso e con diverse forze. You know, those power, order and can all be Sono forze che possono essere sia positive sia negative e quindi eh, anche questo mi ha mosso in questo lavoro di ricerca il, per quanto riguarda il lavoro in particolare di Selelta. E credo sia corretto dire che ogni artista controlla il proprio soggetto. A volte le cose si scoprono rinunciando al controllo, a volte invece occorre riprendere il controllo e questo eh, vale per l'arte, vale anche per tutte le strutture sociali, quindi nella misura nella quale ci si riesce a controllare, oppure no, il controllo delle nostre emozioni, diciamo che il tema del controllo e delle forze non è affatto semplice. È Bernard Freise, è una eh, è un, direi un dipinto che parla bene del controllo, so che tu conosci anche l'artista molto bene. Eh, e c'è però anche questa freschezza che emerge eh, chiaramente magari Samuele riesce a farcelo vedere quando lo vedi per la prima volta vedi sicuramente la simmetria eccolo eh, e tuttavia no, non pensi immediatamente al controllo L'artista ha predeterminato la forma e le forme in questa opera d'arte e, e anche questo meccanismo, il modo in cui lei lavora, utilizzando, uh, facendo questo gesto e utilizzando più di un pennello contemporaneamente. Sì, c'è freschezza, c'è rapidità, c'è velocità, ma. Eh, perché tutto accade molto rapidamente, però in realtà c'è un controllo molto eh, presente. E questi tre sono molto interessanti perché fanno davvero vedere molto bene, mostrano molto bene il tema, le, le figure eh, che tu in qualche modo hai voluto cercare nella selezione, al, al momento della selezione dei lavori quindi l'intersezione delle diverse forme geometriche, del cerchio, del eh, quadrato, dei rettangoli e qui lo si può vedere eh, molto bene in queste eh, forme che poi vanno a costruire questa, questa sorta di particolarissimo equilibrio che sembra però sul punto di eh, cadere questo è Hibetz questo non l'ho visto dal vero è un dipinto sulla fotografia No, queste sono, sono fotografie. Ok, yeah, sì. L'orizzonte like a... eh, poi è spostato. Sì, un comet, ma sono solo fotografie. Sì, sono solo fotografie, bellissimo. Allora, abbiamo una domanda dal pubblico, credo sia una domanda interessante che può portare a nuovi spunti di discussione, perché ci chiedono eh, in merito al titolo della mostra, al significato eh, del titolo abbiamo parlato anche dell'importanza del linguaggio in tutto il lavoro di Jessica Cataract allora, Round Square questo è il titolo della mostra è, è, mess, è sempre un processo di traduzione e non è il modo corretto ovvero c'è sempre molto da dire ci sono, ci sono molti modi per dire la stessa cosa per dire anche cose diverse ma sono moltissime le modalità espressive nelle arti visive a me piace molto giocare con le parole in modo che possono esserci significati eh, diversi o equivalenti catarug in inglese vuol dire ballare ballare eh, in modo molto... Eh, esuberante, lanciarsi in un ballo scatenato, quindi ballare con grande energia. E... e sto pensando anche. A of the of a rug in use. Allora andiamo a cercare, eccolo qui l'opera di Lawrence Weiner: A Removal of the Corner of a Rug in Use. Quindi, la rimozione dell'angolo di un tappeto che era in uso, però, cut the Rug dicevamo vuole anche dire. E eh, eh, quindi eh, può avere un significato più letterale, ovvero andare a, a, a tagliare i tappeti o a de definire degli spazi eh, per eh, fare questa installazione. E poi eh, c'è eh, round, ovvero un cerchio, ma anche essere in giro, quindi to be around. Eh, oppure rendere un quadrato eh, contaminarlo con il cerchio, quindi è un titolo che eh, in qualche modo vuole tener conto di tutte queste contaminazioni, non ha un significato preciso, può voler dire tante cose e soprattutto vuole dire tante cose diverse, eh, quindi in qualche modo possiamo dire che hai orchestrato la danza per arrivare al significato idiomatico di to cut a rug, quindi di lanciarsi in questo ballo sfrenato, scatenato, tu hai orchestrato proprio questo ballo tra tutte le opere, tra tutti i lavori che hai selezionato per questa mostra, che all'interno della mostra, quindi sono lavori diversi e molto lontani, ma che qui tutti insieme in qualche modo ballano insieme. Eh, sì, è un modo anche molto eh, formale, visivo. Io credo che la forma sia sempre ricca di significati, eh, non sempre interessanti, però le forme hanno sempre un significato. E quindi... Sono arrivata alla selezione di queste opere d'arte attraverso, eh, diciamo, andando a guardare eh, le geometrie, le forme, i rettangoli, i cerchi e come questi venivano utilizzati. Certo, di artisti molto diversi, di epoche diverse, stili diversi, però troviamo questo filo conduttore, se vogliamo. E... Guardo adesso l'opera che stiamo proiettando e qui vedete che non c'è una forma circolare o rettilinea perché i quadri, la pittura normalmente è più rettilinea, però il 9, 5 è con un tempo circolare, quindi questo è un po' l'orario lavorativo dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio. Questo mi ha fatto pensare alla circolarità di quella che è la vita, quello che è il quotidiano ed è un altro modo di pensare alla forma geometrica del cerchio. Sì, questo è interessante. Possiamo magari anche parlare di quello che è il titolo della tua opera d'arte, Jessica, che hai, che hai incluso anche nella mostra e che è un uh, lavoro uh, nuovo. E può essere un po' una chiave no? uh, per decifrare magari tutti gli altri, tutte le altre opere esposte? Allora, il titolo è Squeezed Orange Actor Stack. Yeah, sì, lo puoi leggere? Sì, Squeezed Orange Actor Stack. Ode a Liz Larner. Quindi, ode a Liz Larner. Well, Larner uh, sì, in questo era già stato in una mostra. Uh, che, che avevo già curato qualche anno fa e c'era un uh, triangolo non troppo uh, grande, lo si poteva tenere in mano ed era nell'angolo di una parete ed era questo triangolo con dei piccoli, uh, queste piccole uh, catenelle. È, vedete queste catene? E quando ho voluto riprenderlo qui. E ho, fatto una, ho voluto fare una sorta di collezione di pezzi che poi ho uh, pezzi che possono essere elementi d'arredo. Quindi la base della scultura fa parte della scultura stessa, questa è già un'idea un po' particolare, e poi ho anche pensato a, a dei manufatti vedete che alle, uh, sopra c'è questo diciamo, mobiletto in MDF in uh, verde e poi però c'è l'ultimo pezzo sopra che è fatto a mano quindi questo è un manufatto e poi eh, ritorna, eh, ovvero c'è qualcos'altro di costruito, anche questo costruito eh, dall'ingegno eh, umano, ma poi è stato buttato e recuperato. Quindi vedete che c'è il primo elemento circolare della catena fatto da questo eh, tubo di metallo, mentre invece il resto è materiale riciclato. Quindi c'è questa sorta di movimento, ovvero di, eh, di, di elementi prodotti esplicitamente. Per questa opera d'arte, prodotti invece materiali e pezzi eh, riciclati, anche il colore, vedete, cambia e. Eh, in qualche modo è anche qui un'intersezione di forme eh, circolari con forme rettilinee eh, Sì, ed è molto interessante eh, come dicevamo l'idea di Brenz del piedistallo, di quello che è il ruolo del, del piedistallo. Abbiamo, siamo partiti da quello che è la posizione del quadro ad una parete e quello che è invece è il, la posizione della scultura sul piedistallo. Di stallo. E eh, qui abbiamo, ci porta a quello che è il lavoro di Simon DiBromöller, che è Waiting for Different Times del 2008, che è anche qui eh, presente e che di fatto ci fa fare questa riflessione. Abbiamo anche altre domande dal pubblico. Allora, una riguarda eh, l'idea. Eh, ov ovvero se c'è eh, una narrativa che tu vorresti suggerire ai visitatori eh, della mostra e la seconda è quella che è la selezione delle opere d'arte perché non le hai viste dal vivo. Uh, I mean, I the, the exhibition... Allora, io credo che la mostra sia orchestrata davvero in modo eh, particolare, la si può attraversare eh, attraverso un percorso eh, proposto. Quindi c'è eh, questa narrativa che viene proposta per quanto riguarda l'esperienza di fruizione della mostra. Però sicuramente non dico agli altri cosa devono eh, pensare. Quindi eh, non c'è una narrativa suggerita al di là di quella che è l'esperienza della mostra. Invece la seconda domanda riguardava la selezione. Sì, in effetti... Se io fossi davvero una curatrice, se io facessi la curatrice di professione, non fossi un artista, eh, io non so appunto come un curatore avrebbe potuto fare questo lavoro così a distanza. Eh, però io sono un artista e il modo in cui io lavoro coinvolge sempre una certa quantità di serendipity. Scusate, era una telefonata che è arrivata ma che ho rapidamente eliminato. Allora, c'è sempre questa quantità di serendipity nel mio lavoro, nel modo in cui io lavoro, quindi sicuramente trovo. Eh, io penso che nel mondo ci sia molto di più di quello che noi riusciamo in qualche modo a trovare come interessante. Quindi io propongo una struttura, do il via, do avvio a una struttura e poi. Lascio semplicemente che le cose accadono. Alcune accadono in modo consapevole, altre invece in modo assolutamente inconsapevole, che non posso controllare. Ed è stato così anche per questa mostra. Quindi ho guardato le due collezioni, mi è stato chiesto di focalizzarmi sulla pittura, e poi, però, ho analizzato e ho cercato di, eh, di, 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 di fare appunto una selezione, però poi sono emerse anche altre cose. Quindi alla fine ho detto: beh, adesso cosa faccio con queste due? Eh, Collezione, ma chi sono io? per eh, capire cosa è interessante e cosa no quindi lentamente sono arrivata all'idea che ho messo a fuoco ho eh, riconsiderato le collezioni chiaramente ho guardato soltanto le immagini le fotografie, questo è molto diverso eh, da una selezione che avrei invece potuto fare in presenza in tempi eh, diversi ci sono alcuni artisti che conosco bene eh, per i quali mi è stato più facile appunto meglio cogliere l'essenza della loro opera d'arte anche attraverso fotografie. Eh, eh, mi hai, eh, tu hai appena citato Debrow the, uh, uh, se la pronuncia è corretta e ad esempio qui c'è una chiarezza estrema tra quella che è la mia eh, lavoro, il mio interesse nel piedistallo e quello che è il suo lavoro però nel mio eh, lavoro io da davvero metto in conto che sono moltissime le cose che possono accadere senza che io ne abbia consapevolezza, senza che io ne abbia contezza e di fatto eh, anche quello che rende il tutto più interessante, quello che mi piace, quello che rende le cose davvero interessanti. Possiamo magari fare un esempio di quello che è il rapporto, relazione tra opera d'arte e scenario e setting contesto che la hai immaginato, che hai installato? Quindi vorrei chiederti tra quello che è il rapporto tra Mango, Clemente e Rachel Harrison, magari anche qui poi eh, Samuele ci puoi far vedere le immagini. Di questi lavori perché è una, sicuramente una relazione quantomeno interessante. Perché Clemente, quello di Clemente è un affresco eh, il cui nome è Miele, Argento, Sangue, quindi un dipinto molto fortemente simbolico. Poi abbiamo Mangold, eh, questo è Clemente con l'opera di, di Rachel Harrison, questo invece è Mangold che è fatto da quattro parti, vedete sono tre ellips, ellissi, tre ovali che hanno questa diversa simmetria, che in qualche modo rompono la simmetria del dipinto e qui è curioso, non so se Jessica qui eh, dalle immagini l'hai potuto capire, ma vedi che anche, anche quest'opera di Mangle sembra un affresco, e in qualche modo eh, ha un riferimento alle lunette classiche del Rinascimento. E poi something Questa è davvero una cosa che mi ha colpito molto. Hai. Messo quest'opera o questa scultura. Non so se considerarla una scultura un dipinto, questa è un'opera d'arte eh, ibrida, direi, di Rachel Harrison. E hai messo questo tappeto: questo tappeto sotto che di fatto non, non fa parte dell'opera di eh, Rachel, e credo che queste sono cose che soltanto un artista può pensare di fare, eh, può pensare di proporre. Eh, e, e, e questo angolo, questo angolo della mostra è estremamente interessante. Mi piacerebbe che tu ci dicessi qualcosa in più. Sì, eh, beh, innanzitutto volevo eh, eh, introdurre un elemento rettangolare o quadrato in questo, eh, in questo setting invece più improntato ai cerchi e poi sul lavoro di Richard aveva base gialla eh, e appunto sul pavimento giallo eh, insomma non avrebbe funzionato e quindi ho usato quella forma geometrica rettangolare per dare una cornice. Al lavoro, a, a questa opera d'arte, quindi l'ho proprio incorniciato. E sicuramente i frutti che sono sul piedistallo, credo siano delle pere, se non mi sbaglio. Sì, sono pere e mele, eh, eh, quindi. Eh, sono tonde, hanno una forma tonda, almeno per quanto mi riguarda in questa mostra. Per me sono caratterizzate e entra nella categoria delle forme tonde, e anche il corpo della scultura, che viene eh, descritto come la geometria eh, del tempo, sia una geometria sia circolare sia rettilinea. Quindi possiamo utilizzare entrambe per descrivere il corpo. Ma in questo caso il corpo è una sorta di forma non ben definita, circolare. Ed è interessante il frutto perché storicamente viene utilizzato per simbolizzare moltissime cose diverse, la, la mela. È una mela molto seduttiva, che ha anche delle risonanze eh, sensuali, e quindi il frutto, il corpo, i frutti e i corpi insieme eh, a me ricordano tutto ciò che. Tono, riportano alle forme eh, circolari, mentre invece questa, questa scala, questo piedestallo è assolutamente riconducibile alle forme eh, rettilinee. E questo. In qualche modo ci riporta al lavoro di Mengold. Eh, quindi vedete che ci sono le strisce che sono rettilinee. Questo è un dipinto molto eh, peculiare, perché non è rettilineo, ma eh, vedete nella lunetta eh, rinascimentale eh, ci sono poi elementi che sono invece assolutamente rettilinei. Eh, quindi, eh, Qui era quello che eh, vedevo eh, assolutamente. E quindi questo direi il rapporto. E per quanto riguarda l'opera di Clemente, anche eh, Clemente utilizza forme rettilinee. Vedete questi occhi che fanno pensare a dei visi. Ha dei volti e gli ho voluti appunto mettere in relazione. Sì, abbiamo un'altra domanda che credo sia interessante, che in qualche modo viene rivolta a te, Jessica, eh, come artista. Eh, nello spazio non ci sono eh, etichette? O. Eh, perché in qualche modo sarebbero stati a loro volta degli oggetti no? nel tuo lavoro? Beh, intanto, le, dove le avremmo potuto metterle? Eh, o le didascalie, sono molti i modi oggi per comunicare. Eh, qual è eh, l'oggetto d'arte, l'opera d'arte che stiamo ammirando? Lo si può fare con la tecnologia, lo si può fare con lo smartphone, utilizzando le app. Quindi, certo, questa è la domanda che ci siamo posti: che cos'è arte e che cosa non è arte all'interno della mostra? Quindi, se avessimo messo dei cartellini con il nome dell'opera eh, sulle pareti, eh, avremmo in qualche modo incluso quegli stessi cartellini nella mostra e non, è, non abbiamo ritenuto di farlo. Poi un'altra cosa che per me è almeno interessante in merito alla ricerca, a quello che ci hai spiegato essere la tua passione per le forme, ed è quest'idea, ovvero che eh, talvolta il formalismo nell'arte è considerato. Eh, eh, in qualche modo eh, convenzione. Io credo che la, la forma, le, le forme eh, eh, sono astratte, possono essere discusse al di fuori dell'attualità delle cose. Possiamo parlare delle forme rettilinee che possono tuttavia essere eh, ripetute. Eh, e possono essere pensate, possono essere percepite, nulla hanno a che fare con la molecola, con l'esperienza fluida dei materiali nel tempo e nello spazio. e Quindi credo che la stessa cosa valga anche per il linguaggio, anche il linguaggio è estremamente astratto. Abbiamo parole che possono fluttuare nel tempo e nello spazio, ma l'utilizzo di queste stesse parole può essere molto particolare. E quindi eh, credo davvero che il linguaggio, che sembra eh, essere privilegiato dal punto punto di vista culturale, eh, sia un'astrazione esattamente come la pittura astratta e quindi non, non, non vedo, eh, io credo che il linguaggio e le altre forme che utilizziamo eh, abbiano un significato profondamente radicato in quello che è il movimento degli spazi nel corpo e nel tempo e quindi mi interessa moltissimo l'astrazione, tutti lo facciamo per motivi diversi. E io eh, mi sento davvero eh, di dover capire eh, che cosa può esistere nel tempo e che cosa può eh, entrare nel, nella, nella realtà delle cose. Ma la risonanza di quello che facciamo può davvero sempre eh, cambiare. Tutto cambia, sì, perché così è la vita. Eh, Samuele, tu hai parlato di forme, ma io credo che anche il colore sia fondamentale nel lavoro di. Eh, Jessica, eh, che venga anche utilizzato come un fattore di organizzazione, un, lavoro, un, un elemento strutturale, lo vediamo bene in questa mostra. Eh, Jessica ha utilizzato colori diversi anche per quanto riguarda le pareti, i movimenti, anche nel lavoro di Richard eh, Tuttle. Opera d'arte composta da due pezzi, una posta di fronte all'altra, ma lei ha scelto colori eh, diversi per le due diverse pareti. E questo davvero mi ha sorpreso. Grazie mi, mi, è davvero, e mi sono davvero piaciuti tantissimi anche i colori scelti per il pavimento: il, il bordeaux, il giallo e il verde. E non so, Jessica, devi tu dircelo questo, però davvero hai organizzato tutto lo spazio anche e proprio attraverso i colori, grazie ai colori. Non so se ho percepito correttamente, ma io è quello che ho pensato. Sì, i colori sono. è molto difficile parlare dei colori, eh, perché anche qui. È tutto relativo, dipende, come dicevo prima, dalla luce che colpisce questi colori, eh, quindi possono eh, rimbalzano i colori, possono colorare anche il tuo corpo nel momento in cui ti muovi all'interno della mostra, possono cambiare, modificare il colore delle, eh, delle opere d'arte, ma non, eh, non sai se è il colore nell'oggetto, il colore della luce o se è soltanto nel nostro apparato eh, sensore o il colore che vediamo, la risposta del, dei nostri sensi a quel tipo di colore colpito da quella luce, dov'è il colore? Cos'è il colore? Perché abbiamo dei sentimenti eh, collegati ai colori? I colori sono un po' come la musica. In una nota musicale, eh, le note musicali messe insieme formano degli accordi. Esattamente questo accade anche con i colori. Quindi i colori hanno assonanze tra di loro, eh, però poi davvero magari eh, cercare di interrogarti su quello che è quel sentimento ma è difficile capire perché una musica per qualcuno è meravigliosa e per quella stessa musica per qualcun altro è invece assolutamente no, eh, noiosa piuttosto che meravigliosa e questo accade anche con i colori e eh, quindi sì io credo io ritengo che il colore eh, sia eh, integrato ma anche al di fuori sia incarnato o, e, a, e non lo sia in altri casi quindi il nostro mente il nostro spirito se il nostro, il nostro spirito la nostra anima esiste eh, anche indipendentemente dal nostro corpo se è invece è incarnato e questo è esattamente così per me per i colori eh, anche perché è qualcosa di molto astratto e di molto fisico allo stesso tempo e, e come pensato ai colori nella mostra. Eh, beh, non volevo che le pareti fossero bianche, l'ho detto prima, non volevo che fossero una rincarnazione in qualche modo del eh, famoso cubo bianco, eh, volevo eh, però che fossero eh, Colori più chiari, in modo che potessero riflettere e creare un senso di luce negli spazi che ospitavano le opere d'arte, perché appunto l'ambiente circostante è già molto scuro. E poi ho pensato in qualche modo anche al colore eh, delle opere d'arte e quale sarebbe stata l'interazione fra i colori delle pareti e, e i colori delle opere d'arte. Il colore del ring, del wrestling, dei pavimenti sono colori più intensi, chiaramente, eh, come alcuni dei colori delle opere eh, D'arte come questo uh, fiore. And this also, this we did, we haven't talked about the kind of traffic lines also on the floor. The Oldenburg like e... road markers um, that uh, kind of treat it e... as if it's a, a travel and. E quindi eh, che è difficile vederlo qui dalle fotografie perché comunque i pavimenti non sono illuminati come eh, chiaramente le opere d'arte, però eh, col colori dei pavimenti volevamo eh, dare una struttura, creare delle strutture che potessero ospitare eh, i lavori. Eh, vedete anche quello che si vede in questa fotografia, la luce eh, che ha creato questo cerchio. E, eh, si ha qui nella, dalla fotografia il senso anche prospettico dello spazio, ma visitando la mostra eh, in persona si passa da eh, zone più scure a zone invece più illuminate, e quindi i eh, colori diversi dei pavimenti riescono anche a rendere conto di questa frammentazione eh, degli spazi diversi. Sì, come in molte delle tue eh, sculture, eh, ci sono que proprio questi spazi. Pot di luce che vengono spesso incorporate anche nell'installazione delle tue sculture, e questo è una cosa che eh, credo eh, valga sicuramente anche sulla pittura: quindi riflettere sulla provenienza della luce o da come la luce colpisce, come la luce si riflette eh, sulla, su sulla pittura. Ed è sicuramente una riflessione eh, molto interessante. Sì, questa è una mostra da. Eh, Chiaramente da, da visitare, da, da, da andarci, eh, non, non, di cui non fare solo esperienza sullo schermo. Eh, sì, molta della nostra vita in questo momento, in questi momenti di pandemia, molta della nostra vita cade sugli schermi. A me piace molto la natura fisica invece delle cose, quindi mi manca moltissimo non poter essere lì. E tuttavia, gli schermi offrono eh, molto eh, di quello che ora non può essere eh, fruito. Eh, appunto in persona, in presenza. È molto eh, interessante anche eh, ricordare che le superfici sono diverse. La riflessione sulle superfici è anche molto interessante, Jessica. Quindi, lo schermo è una di queste superfici. Quindi, eh, riesco eh, anche a percepire come il tuo interesse per le superfici eh, di fatto sia percepibile anche nella selezione che hai fatto. Fatto delle opere d'arte. Sì, a me le superfici interessano moltissimo e questo ha a che fare con la pittura, perché la pittura stessa è una superficie, viene fatta su una superficie, e in qualche modo tiene conto di quella che è la nostra tendenza, forse la nostra compulsione a eh, cercare illusione nelle superfici. Questa è parte di ciò che la pittura fa e poi a partire da lì creiamo superfici nel mondo per eh, eh, capire la natura del mondo in cui viviamo e eh, a volte sono come eh, a volte sono superfici che non sono solide eh, e che non hanno necessariamente a che fare con la solidità, la qualità dei materiali quindi le superfici possono a volte eh, invece nascondere eh, quello che c'è al di sotto in senso metaforico quindi So yes, uh, I think. Sì, eh, il tema della superficie, delle superfici per me è molto interessante, poi si può rompere lo strato superficiale e andare a vedere cosa c'è sotto la superficie e è anche eh, molto interessante per noi come esseri umani, eh, perché noi siamo superficie, quello che è il nostro aspetto, ma poi viviamo quella che è l'interiorità, eh, il nostro essere interno. Eh, sì, siamo eh, verso la fine della conversazione, ci rimangono poche. domande minuti, quindi vorrei eh, ringraziarti per il tempo che ci hai dedicato per questa interessante conversazione e mi auguro davvero che potrai venire qui a Torino e vedere con i tuoi occhi, con il tuo corpo sicuramente eh, le fotografie possono essere utili ma non sono in alcun modo eh, confrontabili con quello che è appunto l'esperienza fatta in persona eh, e quindi finché Verremo in zona gialla, la mostra sarà aperta da lunedì al venerdì e quindi voglio anche invitarvi eh, formalmente a venirci a trovare. Chiaramente eh, ci terremo aggiornati su quelli che sono tutti gli eventi del public program dell'OGR. Quindi grazie, eh, Jessica, grazie, Nimbe, per il tuo tempo e per il tuo intervento. Grazie a tutti. Grazie, è stato bello essere qui con voi. Grazie ancora, buona serata.